I lavori per la piscina comunale vanno avanti in maniera molto spedita, sono iniziate già da diverse settimane e pensiamo che sia un risultato importante per l'impiantistica sportiva nella nostra città. È stato anche aperto il cantiere per quanto riguarda la realizzazione della nuova pista d'atletica leggera e per quanto riguarda la ristrutturazione del palazzetto dello sport. E abbiamo in questi anni ottenuto oltre 10 milioni di euro per investimenti in impiantistica sportiva, che riguarda una riqualificazione importante non soltanto degli impianti di contraddaffacciata ma anche in altri quartieri strategici della città, perché abbiamo anche grazie ai fondi del PNRR trovato i fondi e iniziato già lavori per la costruzione di un nuovo palasport nella zona del Trasmazzoro, in particolare nella via Bessarione. Già nel mese di settembre partiremo anche con il nuovo playground di via Belgio e nelle prossime settimane inizieranno anche lavori per la costruzione di una nuova palestra scolastica nella scuola Gigrassa di via Luigi Vaccara. Insomma, un impegno forte sull'impiantistica sportiva, perché riteniamo che creare sempre più strutture significa avvicinare sempre più bambini e sempre più ragazzi allo sport, significa benessere anche psicofisico da parte delle persone più adulte e quindi significa avere una comunità migliore sia da un punto di vista culturale che anche da un punto di vista di quella che è l'attività salutare di ognuno di noi.